per la surprise wave 2. Ragazzi, finalmente siamo riusciti a mettere le zampe sulla wave 2, ovvero quella viola, ovvero lo style 2 della Pearl Surprise. È arrivata! Sta sbarcando finalmente anche in Europa e credo che anche nelle prossime settimane nei negozi di giochi in Italia, insomma, dovremo vederla. È la gemella perfetta della Pearl Surprise wave 1, ovvero quella verde. È super glitter, come d'altronde la sua sorella, con tonalità sul viola molto molto intenso. Abbiamo sempre la nostra maniglia con la pins con il cuoricino e giriamo sul retro, troviamo sempre lo stesso fondo, LOL Surprise. La fascetta ci dice anche che possiamo aprire il coperchio in questo modo, altrimenti faccina triste, casca tutto. Sì. E usarlo come base d'appoggio per la maschera. Sì, per la super fizzata. Facciamo il giro di ball, o meglio di mezza ball, perché ci resto sempre un po' male, che in realtà non è una palla ma è una mezza palla. Ci aspetta una nuova accoppiata di LOL e sorellina Lil. Sono quelle che stanno nel buco del booklet, ovvero, vi ricordate, la serie 004-006, qua in mezzo, ragazzi, ci stanno le Pearl Surprise, che si dividono in Wave 1 e Wave 2. Come sempre trovate il booklet della serie completa con Fatty Pop qui nelle info del video. Apriamo! Apriamo, Ale, apriamo! Tiriamo da qui, io prendo un pochino, poi tu tiri e vediamo se riusciamo a cipollare anche la Pearl Surprise. Dai, secondo sì, me sì, ma... vediamo. Oh. Grande! Non l'abbiamo cipollata, brava Ale! Togliamo la fascetta, vediamo il viola alla grandissima, abbiamo anche due reggette. Forbici! Vado a prenderle. LOL Surprise con Fatty Pop, io lo so, sforbicero. A ritmo l'ho fatta. Grandissima, Ale. Stappiamo e ragazzi dovremo trovare un bel video di mini ball. Eccole. Me first. Hey, over here. Unbox me. Abbiamo dei nuovi colori di mini ball, tutti sul perlato. C'è il nero, molto elegante. E poi c'è il rosa, molto perlato, sconfina quasi sul lilla. Riprendo un attimo in mano quelli della precedente Pearl, perché sono troppo belli questi colori perlatini e queste ball piccoline. Vai Ale, scegli il tuo colore e inizia con la prima. Me first. Allora devo scegliere lei. Vai con quella rosa. Vai con l'apertura. Ah, troviamo il primo top. Alla zip. E secondo me è un sopra ad una tuta da sub, da perché sub. Il tema marino è il tema della Pearl Surprise. Anche qua stiamo per andare in fondo al mare. Sì. Vado con la nera, che è veramente super chic. È opaca, ma ci sono i pois che sono lucidi. Qua ci sono i cerchietti. Pois, cerchietti. Apri. Sì. Leggera pressione per aprire e all'interno troviamo un altro top. Ale, sì. Gli immancabili volant della serie Pearl. Una decorazione molto marina onde e il volant che si riprende anche sul retro. Arrivo col vassoio, cara. Molto ecco gentile qui. Io una pescherò quando vado in ordine. Vai con rosa. Apriamo e all'interno, ragazzi, troviamo, vai con la pressione, sono pants. Guarda, abbinati, giusto. Perfetti, sì. Perfetti, era tutta da sub. Ale, devo dire che mentre nell'altra Pearl gli accessori erano più intercambiabili, qua andare in giro con i pants da sub e il top canottiera non è proprio il massimo della spiaggia. Vai. It's black, è tempo di nuova ball. Andiamo con l'apertura, leggera pressione e qua troviamo l'altro bottom, sì. Cioè l'altra base, che sono i pants invece per la canottiera. Questi sì che stanno bene. Tocca a te, wow, vai, pesca. Prego, cara. Vado, apertura, vai. E all'interno le scarpine. Sono molto sciccose, hanno la forma di quelle di Center Stage con il fiocchetto, sì. Proprio, sono proprio loro. Queste però possono andare bene su entrambe, dai. Direi di sì. Anche se fare il sub con queste scarpine è un po' strano. Prima di entrare nell'acqua, esatto, metto le scarpe. E ci vuole un po' di stile. No, è già l'ultima. Le sono così carine, kawaii. Tic. Vediamo che qui all'interno, ragazzi, abbiamo le altre scarpine. Queste sono più in effetti da sub, sì. Sono nere, non hanno il fiocchetto, hanno però il fiocchetto sul davanti, non laterale. Scusa, con queste faresti il bagno, vuoi dire? No, neanche con queste, però sarei chic lo stesso. E a proposito di mare, Ale, è tempo di conchiglia! Wow, è sempre gigante! Bellissima. Cambiano i colori, abbiamo un rosa e un azzurro. E ci dice dunk me, cioè sprofondami nell'acqua e guardami frizzare. Ho tradotto un po' troppo. È tutto lì, è scritto. La andiamo a recuperare dal fondo del mare e ha sempre un peso veramente notevole. Sentiamo. Senti. Altro che? Togliamo l'involcro, dove questa volta, ragazzi, compare anche un sacchettino. Questa, rispetto a prima, è una novità. Io ho preso la conchiglia, ma non resisto. Tu apri il sacchettino, Ale. Vai, non resisti neanche tu. E dentro troviamo il biberonzo. Stiloso, perché black con un sopra perlato, perché siamo nel Pearl mondo. E ora apriamo la conchiglia, vai Ale. Vai con le forbici, Ale. Io nel frattempo recupero la bilancia, perché l'abbiamo pesata la volta scorsa. La pesiamo anche questa volta. Se gli outfit di questa Way 2 come colore
colori sinceramente non mi stanno conquistando molto. La conchiglia invece è proprio splendida, bellissima. Non ha un profumo particolare. No, ma come l'altra d'altronde. Sì. La bilancia, eccola qua ragazzi. Andiamo a mettere la nostra conchiglia. La bellezza di mezzo chilo. Sì, 533 grammi. Per la precisione, Ale, quella precedente pesava di meno, pesava 497 grammi. Pensa. Prepariamo l'area di frizzatura di questa super bomba da bagno. La semi bowl diventa vasca da bagno e come l'altra volta ricordiamo che c'è anche un piccolo segnale in rilievo che ci dice fin dove mettere l'acqua. E sul fondo, magari funzionasse, sarebbe bellissimo, c'è un ciuccio per poterla stappare. Acqua! Eccoci con l'acqua, Ale, vai, attenzione. Vai. Oh, è tantissima. Vai, vai, ancora, ancora. Ok, vado. Ecco, ancora ci un siamo. Goccio, ecco. Vai. Immersione di coppia. Vai. È come sempre esplosiva. I colori si sono già mescolati, sì. Il rosa più vicino alla bowl sta lì compatto, mentre l'azzurro sta conquistando tutta la superficie. Come sempre c'è una fizzatura, una frizzatura incredibile. E il tavolo si sta colorando d'azzurro perché l'azzurro sta vincendo. Anche se qua, da questa parte, andiamo avanti con la telecronaca, il violetto si sta mescolando con l'azzurro. Però nota il livello perfetto dell'acqua. È perfetto, ragazzi. Mi raccomando, occhio al livello, perché altrimenti esonda. Vedi che c'è un po' di violetto, si sta formando, mescolando. Esatto, rosa, perché si stanno mescolando. L'azzurro. C'è l'effetto corallo, o meglio cervello di zombie, che si forma con le bolle. Questi colori sono veramente, veramente splendidi. E il bello della Pearl Surprise è che dura un sacco, per cui ragazzi staremo tanto, tanto qui a frizzare. Allora posso fare un riposino? Ma pensi sempre a quello? Eh sì. Io so cosa c'è dentro. Anch'io, anch'io. Di qua è blu il contorno. È vero. E di qua è viola. È viola, beh, spettacolare. Immergo il dito. Frizza, frizza, frizza. No, non è emerso niente. Eccoci, ancora. Eccoci. No, non è ancora emerso, però ho mescolato i colori. Guarda, e guarda come bello. Si fondono. Tolgo la mano, ragazzi, ecco qua. Le piace stare così. Le piace stare così. Anche il cos'hai visto? Io ho visto il colore della conchiglia. Visto il colore della conchiglia? Sì, ragazzi. E viola anche lei. Eccola qua. Viola lilloso. Ah, oh, bello. Ale, mi sto lollizzando. Come colora il tavolo, sta colorando un po' anche le mie dita. E mentre si scioglie, il rumore è parecchio rilassante. Sì. Capisco Sleeping BB? Anche Ale che si sta addormentando. Stanno finendo le bollicine, Ale, no. Rinfreschiamole, vediamo se così si rinfrescano. Un po' si sono rinfrescate, immersione totale. Ah, si è staccato un pezzo ed è apparsa, ragazzi, la nostra conchiglia. La conchiglia che farà anche da stand, ovviamente, qua ci sono le impronte per i piedini. È ovviamente identica alla Wave 1. Vado a controllare perché voglio aprirla. Sì, ci siamo, ragazzi. Asciugamano per uscire dall'acqua, eccoci qua. Prego. Eccoci qua. Salutiamo la nostra vasca da bagno che ci ha regalato una bellissima strisciata colorata. Guarda qua. Sì. E in mezzo alla cornice colorata facciamo il giro di conchiglia. Ah, le indica a te, sei tu che devi aprirla. Grazie. Vai. E all'interno mi aspetto i sacchetti con le bolle. Vai, Ale. Eccoci qua. Sì, sono loro. Qua. E uno. No. E due, ragazzi. E tre. Lillona. Lillina. E accessorio. Sì. Andiamo col sacchettino, ragazzi. E all'interno troviamo il vestito. È un vestito sireno, Ale. Base nera. Parte superiore perlata con fiocco conchiglioso. E le spalline violette, fucsia. Più violette, sempre sul perlato. Dentro c'è la mia amatissima sagomina. Eccola qua. Cincetta. Ma il mio stesso modello di vestito. È il modello sirena. Un must di quest'estate. Vai, Ale, con la Lil, sono proprio curioso di vedere quanto cute e carina è. Ah, che bella, è Lil Precious. Guarda se che capelli. Ah, bellissima. Sono più che perlati, metallizzate in pratica. Ciuccetto fucsia, Filippino rosetto. Sta sui piedi. Gli occhi sono viola con una leggera pennellata di blu, ma tenono più al viola. E mi aspetto grandi cose da questo sederino cambio colore. E ora, Ale, è il momento della sua sorellona. Ecco, vediamo, qua, ragazzi. Vediamo, è Precious. Wow. I suoi capelli sono meno metallizzati, ma hanno questo swirl di colore diverso, molto molto carino. Gli occhi sembrano più tendere al blu, sì, rispetto alla sorellina. Le vediamo vicine e in effetti direi che sono più bluosi. È uscita giustamente esultando e hanno tutte e due la stessa pettinatura, sì, perché entrambe hanno il ciuffetto swirloso e sul retro i codini con le treccine. I suoi sono pucciosissimi. Facciamo l'obbligatorio confronto con le cuginette. Cambiano i capelli tutti e due come colori, in effetti.
letti, ciucci per tutte e due le piccoline, certo. Mentre Lil Precious se ne sta in piedi. Cambia un po' il colore della pelle. Esatto, un po' più scuretta, ma sempre con questa venatura perlata, quella di Precious. Le lentiggini, che sono sempre una delizia, passano dalle guanciotte al soprannasino. Cambia leggermente anche l'espressione delle ciglia, un po' più sorprese le Precious, che dicono: oh, ma che ci faccio in fondo al mare? Ma ci fa il bagnetto! Esatto, è arrivato il momento dell'acquetta. Ale, adesso che mi sono asciugato, anch'io sono diventato Pearl. Sì. Questo è il prima, questo è il dopo. Hai visto? Anch'io sì. Mi merito lo sticker del cambia colore. Acqua fredda, Ale, eccoci qua. E acqua calda, pronti per il bagnetto? E uno, e due, tre, acqua fredda, vai! Wow, ragazzi, sta apparendo un costume. Sì, anche qua. Stanno cambiando i capelli. Guarda qui, il mio pigiamino tutina. È bellissimo. Sta cambiando veramente tanto, ragazzi. È comparsa una maglietta. Ah sì, una fascia superiore, una canotta. Sì, una canottiera. È comparso un tatuaggio sulla coscia. Un tattoo molto molto marino. E i capelli diventano blu. Stanno cambiando tantissimo. Sì, vedi anche il... Lo swirl. Esatto, che era bianco, vedi? È vero, la mesh è diventando bianco. Blu. E io ho cambiato anche il ciuccio, secondo me. Perché sì, guarda, hai visto? Più intenso. Sì, se io metto il mio ditone... cambia colore, sì. E così diventa subito fucsia. I capelli spettacolari, io sinceramente li vedo uguali, ma facciamo la prova del caldo. Bloop, cambiato colore subito, i capelli sono rimasti uguali, sì, secondo sì, me sì, sì. Proprio identici. Ti dirò che stare nel caldino, cara sorellona, non è affatto male. Quasi adesso ti raggiungo, però vedi, guarda, che sei sempre più blu, sono sempre più blu in puffa, testa, e sta comparendo anche il costumino. D'altronde è solo canottiera, non è che posso andare può, in ragazzi, giro, non si va. Che bello, c'è anche lo slipino, in sì. Effetti è un costume due pezzi con due colori, sì. Il tatuaggio, ma che bello. Prova a metterla nell'acqua calda che vediamo il cambiamento istantaneo. Wow, avete visto, ragazzi, capelli scusa, da blu. Scusa un attimo, l'accompagno. Anche Ale è cambiata. Da viola le dita sono tornate rosa. Ma ti dirò, usiamo l'antico trucco del freezer, la mettiamo 2 minuti in freezer per vedere tutti, ma tutti i dettagli. Ed ecco le Ale direttamente dal freezer. Precious ha i capelli veramente sì. Molto molto blu, ragazzi, sono diventati elettrici praticamente. Costumino super sgambato, tra l'altro. Super sgambato, la cintura, la schiena aperta. Sì, conferma il tatuaggio e un po' tutte le cose che abbiamo visto. La piccolina Lil Precious è diventata tutta completamente viola. I piedini restano fuori da quello che è sempre un pigiamino tutina. Sul retro, ecco ragazzi, la forza del freezer. Sul retro è apparsa una conchiglia. Il retro delle Lil non mi delude mai. Il ciuccio di cui parlavamo, mentre i capelli in effetti restano metallizzati così come sono. Ma cosa fai lì sopra, Precious? Sto aspettando. Lo so, stai aspettando la gara disputata. Sfida tra le due Pearl. Immergiamo per cui Precious e Treasure. Eccoci qua. 3, 2, 1. Sputati. E dopo questo bel bagnetto è arrivato il momento di vestirsi. Sì. Proviamo i 3 outfit, ragazzi. Poi li metteremo come sempre in sondaggino per decidere qual è l'outfit più Precious della nostra Precious. Io comincio con l'abito da sub. Esatto. Beh, direi che ci sta bene visto che siamo ancora immersi dall'acqua. Ed ecco il look sportivo, devo dire surfista, pronta per abbracciare le sue onde. E questo outfit nel sondaggino, nei commenti qua sotto, lo potete votare come principessa del surf. Cambio d'abito, ragazzi. E quando il surfista si rilassa, si ricorda delle sue onde, ma diventa una principessa della spiaggia. E terzo cambio d'abito. Ed ecco il terzo look, il look in fondo al mare, o meglio principessa sirena. Un fronte molto black con un pizzico di chic e un retro molto black con un pizzico di chic. Ti dirò che tra tutti gli outfit preferisco quello la principessa spiaggia. Della spiaggia. Sì, anche sì, a me, devo dire, piace molto, perché la principessa sirena, cioè questo abito qua, lo trovo molto più bello su Splash Queen, più chiaro, perché il nero gli dà troppo nero. Sì, è troppo dark. In effetti anche nel super sticker che accompagnava il fondo della confezione, l'outfit di Precious è proprio così, quindi con il costumino stile spiaggia. Ah vedi. E occhio ragazzi, una differenza interessante, perché Precious e Lil Precious sono ultra rare perché hanno il cuoricino, mentre Treasure e Lil Treasure sono rare, hanno la stellina. Questo potrebbe voler dire che questa limited edition sarà molto ma limited. Molto difficile da trovare. E qui sorge Ale la domandona definitiva: qual è il set per surprise che ci è piaciuto e soprattutto, ragazzi, vi è piaciuto di più? Posso dire una cosa? Di una cosa, io farei un mix di set. Si può fare? Sì, cosa mescoleresti? Sentiamo. Io prenderei Treasure. Beh, è troppo bella. E insieme a Lil Precious. Perché ha dei capelli fantastici. Ha dei capelli splendidi. Hai ragione. Beh, ti dirò anch'io Treasure, perché è veramente troppo chic. È veramente molto, molto bella. La trovo carina, la trovo molto dolce e
più principessa del mare, perché Precious la vedo un po' più sportiva, io sono più principesso. E se si può fare questa cosa del mashup tra le due serie, Ale, se l'hai detto tu, che te l'ho detto io, che me l'hai detto tu, allora sono d'accordo con te. E dopo questa dura scelta andiamo a conchigliarle tutte e due, sia la sorellona che la sorellina. Tra un po' dovremo fare un extension della nostra cucina, perché la collezione sta entrando in ogni dove, dal forno al freezer al microonde, dappertutto. Per non perdere i prossimi video lollosi, che saranno molto speciali, iscrivetevi al canale GBR e scaricate l'applicazione per entrare anche voi nella grande famiglia GBR. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! E se avete, ragazzi, delle doppie LOL da scambiare, vi aspetto il 22 aprile al Ludicomics Bricks and Kids. Vi lascio tutte le info qua sotto nelle info del video. Ciao!